E allora veramente questo è l'ultimo speech prima delle conclusioni. Abbiamo dall'ISPI, vieni, vieni, Paolo Magri su le dorsali di quelle che possono essere le dorsali nella geopolitica dello sviluppo, di come lo Stato Italia si andrà a relazionare nei prossimi anni sullo scenario. Prego, prego, certo. Grazie. Adesso sto qua così tra 12 minuti, 14 minuti. Sì, mi odio fare i vigili urbano. Mi ha tolto due minuti ogni 10 minuti che passavano. Potrei dire buongiorno e salutarvi. Mi è stato chiesto di cercare di tratteggiare alcuni aspetti sul futuro in politica estera. E parto da lontano, da lontanissimo. Parto da Lorenzo il Magnifico, che nel 400 diceva: del domani non c'è certezza. Invitava a far festa tuttavia. E questo vale per tutti, ma soprattutto in politica internazionale. Chi aveva previsto, parlando di economia, il crollo del Giappone, che era la nostra minaccia di alcuni decenni fa? Chi aveva previsto il 2008? Chi aveva previsto il prezzo del petrolio crollato, che ha messo in ginocchio molti paesi? E guardando la sfera politica, chi ha previsto Trump o aveva previsto Brexit pochi anni fa? Di noi che facciamo questo mestiere, di noi osservatori, dobbiamo cospargerci il capo di cenere. E anche le mutazioni nei regimi non siamo mai stati in grado di prevederli. Chi aveva previsto il crollo dell'Unione Sovietica o ha previsto il crollo delle primavere arabe di molti paesi della sponda sud? Quindi è estremamente complesso. Un professore americano saggio, diceva sempre ai suoi studenti di politica internazionale: è impossibile fare previsioni. Se le fai, falle frequentemente, tutti i giorni, così tutti i giorni puoi aggiornare. Ecco, io non vi sto promettendo che verrò tutti i giorni ai vostri incontri, anche perché la mia presenza qui, qualche fibrillazione a me e a voi l'ha creata nei giorni scorsi, ma seguirò il secondo suggerimento che dava questo professore, di concentrarsi sulle cose più serie, più certe, i trend più marcati, e cercare di estrapolare da questi trend più marcati qualcosa di comprensibile. E io farò questo, ne toccherò velocemente quattro e cercherò di dare delle pennellate su questo, alcuni trend di fondo. E quello che lega questi quattro trend è che ci avviamo in un mondo da benvenuti al sud. Benvenuti al sud e a est, un mondo dove, da tutti i punti di vista, quelli che toccherò, quello che emergerà, e già sta emergendo, ma emergerà ancora più forte nei prossimi anni, è il peso del sud e dell'est del mondo, a scapito nostro. Partiamo dalla demografia, che è la scienza più certa. Un secolo fa noi eravamo 1,5 miliardi. Di questo 1,5 miliardi, la metà erano bianchi e un terzo erano cristiani. Oggi, mentre noi parliamo in questa sala, siamo 7,5 miliardi. Di questi 7,5 miliardi, i bianchi sono già minoranza e i cristiani sono un quarto. Se proiettiamo, e questa è l'unica certezza, la demografia ci dà certezza a questo orizzonte, al 2050 noi saremo 10 miliardi. E i bianchi andranno alla trasmissione su Rai 3, chi l'ha visto, o li troveremo nel governo del nipote di Trump, perché saranno una netta minoranza, perché assisteremo, e già lo sappiamo, lo sapete, collegherò solo dei punti di cose che già conoscete, abbiamo una dinamica del nord del mondo che è invecchiamento di paesi ricchi e crollo, la sola Russia perderà 15 milioni di persone, e abbiamo paesi, e in primis l'Africa, che crescono velocemente. L'Africa oggi è 2 volte l'Europa, nel 2050 sarà 4 volte l'Europa, la sola Nigeria sarà grande come l'Italia. Partiamo all'altro tema, di nuovo dove vediamo il benvenuti al sud, che è quello dell'economia. L'erosione del potere dei paesi avanzati e in genere democratici a scapito di paesi emergenti, in genere con sistemi non democratici o non totalmente democratici. È un processo che va avanti da 2 decenni, perché noi abbiamo avuto degli stop, gli altri paesi hanno avuto delle fughe in avanti, dei go molto forti, ora anche loro, gli emergenti, hanno qualche crepa, ma il trend è destinato a rimanere. Noi siamo passati da un mondo nel 1990 dove producevamo come paesi avanzati l'80% della ricchezza e gli altri paesi il 20%, arriveremo nel giro di 3 anni al pareggio e anzi al sorpasso da parte di queste energie. Se guardiamo i paesi che crescono più del 5% negli ultimi 2 anni, vediamo che sono 10 paesi, tutti sono africani o tutti sono asiatici.
Abbiamo sempre detto questi paesi crescono, abbiamo sempre detto che aumentano il loro potere economico, ma ci siamo sempre detti l'hard power e il soft power, un tema su cui Nuzzi mi aveva stimolato a fare due battute, sono comunque una nostra prerogativa. Sì e no, perché anche qui sta cambiando molto. Certo, se noi partiamo dall'hard power, il potere militare, è vero che se guardiamo oggi il potere militare degli Stati Uniti, vediamo che da soli gli Stati Uniti, anche prima dell'incremento di Trump, hanno le spese militari pari agli altri 8 paesi che seguono nella lista. Ma se guardiamo a 10 anni fa, un passo indietro, gli Stati Uniti 10 anni fa avevano le spese militari da soli dei 15 paesi che seguivano. E se facciamo una proiezione sempre sulla Cina, il paese più significativo per le spese militari, insieme alla Russia e all'Arabia Saudita, se guardiamo la sola Cina, se la Cina riuscisse a mantenere i tassi che ha avuto nell'ultimo decennio di aumento delle spese militari, fra 10 anni la Cina sarà a livello degli Stati Uniti. E anche il soft power ci deve dare qualche punto di domanda, qualche attenzione nel fatto che c'è un benvenuti al sud, uno spostamento al sud. Il soft power, voi sapete, è tutto quell'insieme di attività che le grandi potenze, gli americani l'hanno inventato loro, facevano per compensare, per integrare nel loro plasmare il mondo il loro hard power. È fatto di chewing gum, di film di Hollywood, di musica, di aiuti allo sviluppo, di presidenti telegenici o con le mogli carine, i Kennedy e altri, che si contrapponevano in passato ai leader russi e cinesi, che sembravano ingessati e a volte alcuni addirittura imbalsamati nella piazza del 1° maggio alle manifestazioni, e questo creava un'empatia verso il polo americano rispetto a questo mondo. E anche qui sta cambiando molto, perché noi economie avanzate stiamo tagliando, l'Europa in primis stiamo tagliando sugli aiuti, sul soft power, chiudiamo gli istituti culturali, le ambasciate eccetera. L'America con Trump sta facendo un passaggio, sta tagliando aiuti e diplomazia e sta aumentando le spese militari, e gli altri paesi si stanno muovendo. Due casi, il Qatar e di nuovo la Cina. La Cina ha un nuovo leader che va a Davos e che si presenta, lui, di un paese chiuso al commercio e che complica la vita agli altri paesi che vogliono entrare, come leader della globalizzazione, con una moglie cantante, con spesi incredibili per creare uffici Confucius, uffici culturali in tutto il mondo, e con aiuti militari e investimenti in tutto il mondo per creare amicizie nei varie parti del mondo, soprattutto l'Africa. Pensate il Qatar è grande come la Basilicata. Il Qatar è grande come una Basilicata, ma è stato il punto cruciale nel sostenere l'Egitto di Morsi. Il Fondo Monetario non voleva dare 10 miliardi, è andato il Qatar e ha detto te li do io. Il Qatar con Al Jazeera è stato il grande divulgatore, alcuni dicono l'ispiratore, delle primavere arabe, perché le primavere arabe buttavano giù dei leader laici, dei dittatori laici, e sarebbero arrivati dei leader dell'Islam. Quindi benvenuti al Sud. Tutto, demografia, economia, hard power, soft power, fa capire che non immediatamente, ma un trend è segnato, ed è un trend che va al sud. Ci sono due eccezioni: le migrazioni che continuano a venire al nord, perché quanto più si migliora di poco il livello di vita in paesi poveri, ci sono un po' più soldi per fare il grande viaggio. E l'altra inversione di rotta è quella dell'energia. L'unico caso in cui l'energia, il baricentro dell'energia, grazie alle innovazioni tecnologiche degli americani, si sta spostando nel Nord America rispetto al solito peso del Medio Oriente. Cosa cambia nel mondo che ho tratteggiato e descritto, ripeto, dicendo cose che voi conoscete, ma cercando di collegarle sotto questo slogan di benvenuti al Sud e a Est? Cambia che sono aumentati gli attori che contano. Noi abbiamo avuto un mondo nel 1960-55, quando i primi anni dell'ONU, che era fatto di 60 paesi, perché gli altri erano colonie, non esistevano o non erano ancora nati, perché l'ex Jugoslavia era la Jugoslavia era un paese, non 8 come ora o 9. Quindi un mondo fatto di 60 paesi. In questi 60 paesi c'erano, usando una metafora musicale, c'erano due direttori, ognuno che gestiva la sua area di influenza, l'Unione Sovietica e l'America. Poi gradualmente sono aumentati i paesi, e è crollato l'impero sovietico, è rimasto un solo direttore del coro, che
tramite le Nazioni Unite dirigeva 200 paesi che non erano più colonie, erano diventati ex colonie, ma erano poveri in canna, non potevano dir nulla, facevano ciò che gli americani o gli altri dicevano, oppure erano potenze di un certo peso, ma la Russia era appena crollata, la Cina stava iniziando a crescere, insomma c'era un solo direttore d'orchestra. Qualcuno ogni tanto cercava di fare il primo violino, la Francia sull'Iraq e altre cose, ma fondamentalmente uno. Oggi noi siamo di fronte, e in futuro saremo di fronte a un mondo che ha una decina di paesi, e non sono il G8, sono diversi dal G8, che fa capire quanto il G8 oggi è un retaggio del passato, una decina di paesi che vogliono fare i direttori o perlomeno i primi violini di questa orchestra. Un'orchestra che è diventata un'orchestra sinfonica con 200 paesi, con 10 che vogliono fare i primi violini e altri 10, la Turchia, il Qatar, l'Indonesia, il Vietnam, il Sudafrica, che quantomeno se suonano il tamburo vogliono suonare a modo loro. E in questo mondo di tanti attori c'è un altro elemento che sta, trend che sta emergendo, che questi tanti attori che vogliono dirigere l'orchestra sono crescentemente nazionalistici, che è il trend degli ultimi anni. Sono crescentemente nazionalistici e professano in modo crescente il my country first, ognuno per sé. E se tutti nell'orchestra dicono my instrument first, il suono che esce non è necessariamente il migliore. E oltre a ciò sono tutti crescentemente malati di nostalgia. Ci avrete riflettuto? Noi siamo in un mondo dove la Gran Bretagna rimpiange l'impero, la Russia rimpiange l'Unione Sovietica, l'America rimpiange gli anni 60 quando dominava il mondo, Erdogan rimpiange l'impero ottomano o quantomeno Ataturk, qualcuno rimpiange il franco o la lira o la pesetas, e c'è tutto un mondo che guarda indietro. Noi oggi parliamo di futuro, in un mondo dove crescentemente c'è uno sguardo indietro, di questo dobbiamo tener conto, un mondo che crescentemente può diventare, è già, ma sarà crescentemente disordinato e, tornando alla nostra orchestra dove tutti suonano per conto loro, cacofonico. Qualcuno lo valuta positivamente, qualcuno definisce questo mondo il mondo multipolare e sottolinea l'aspetto positivo della multipolarità, cioè di un mondo dove non c'è più nessuno che comanda. Nessuno in questa sala credo rimpiange particolarmente quando l'America e l'Unione Sovietica decidevano cosa facevamo tutti nel mondo. Ditelo a quanto era bello quel periodo ai cileni, quando il loro presidente eletto venne fatto fuori e sostituito da una dittatura che durò 20 anni. O ditelo agli ungheresi quanto era gradevole quel mondo bipolare del passato, quando, o a Praga, alla Repubblica, alla Cecoslovacchia. Ma molti sottolineano quindi l'aspetto inclusivo, più democratico del mondo multipolare, che è la retorica di chi dice il G20 è meglio del G8, più inclusivo e tutto va bene. Altri meno perché, guardando in là, non dimentichiamoci di guardare anche un po' indietro. C'è un solo continente al mondo che ha conosciuto il mondo multipolare, la multipolarità, è l'Europa. Ma la multipolarità che l'Europa ha sperimentato nell'Ottocento e nel Novecento non ha avuto quel successo che noi sogniamo. La multipolarità, senza un sistema di sicurezza in Europa, ha significato che l'Europa è stato il continente con più guerre e il continente dove tanti attori multipolari ci hanno portato alla prima e poi alla seconda guerra mondiale. C'è un... tre minuti? L'Italia ci manca. Dammi ancora un secondo, sì. E poi vado all'Italia. Dammi ancora un secondo su a cosa assomiglia questo mondo. Voglio usare anche qui un'altra immagine non particolarmente solare. Voi tutti avete in mente l'immagine del palazzo sul Tevere che è crollato. E vi ricordate perché è crollato il palazzo sul Tevere? La signora dell'ultimo piano voleva mettere, ha detto my flat first, e voleva mettere tante piante per rendere bello il terrazzo. Grandi vasi, pesanti, l'amministratore del condominio è andato, guarda signora, così crolla. No, my flat first. Il signore del terzo piano è arrivato nel condominio, ha comprato l'appartamento, si è accorto che la sala era piccola e ha deciso di buttare giù un pilastro portante. L'amministratore del condominio ha detto, guardi che però così crolla, my flat first. Col risultato che il condominio è crollato e tutti ci hanno perso. Il nostro condominio è fatto del paese che occupa il piano nobile, quello che ha più millesimi, gli Stati Uniti, che sta dicendo my country first. E sta dicendo my country first, minaccia di non pagare le spese condominiali, che sia la NATO, che sia l'ONU, di questo condominio, e minaccia con i suoi tweet su alcune cose che dice di crepare i pilastri del palazzo, il commercio e altri aspetti che questo palazzo ha tenuto insieme.
L'altro inquilino del piano importante, l'Europa, che faceva il condomino importante con gli Stati Uniti, si sta separando, stanno divorziando gli inquilini. E siccome stanno divorziando, Brexit doce, hanno deciso di frazionare l'appartamento in 7-8 appartamenti, la moglie, il padre, i figli e il cane. E questo appartamento, condominio che già aveva tanti inquilini, si trova con 7 in più. La Cina, la Russia, che occupava un sottoscala, ha deciso in questo condominio di invadere in modo plateale davanti a tutti uno spazio destinato al posteggio che c'era nel cortile. Tutti sono lamentati e che è nato un grande casino. E la Cina, più felpatamente, più sornionamente, che anche lei sta anche lei nel sottoscala, ha lentamente invaso le zone del sottotetto che non erano occupate da nessuno e ci ha piazzato tutte le sue cose. E il rischio in questo grande caos, dove alle porte del cancello ci sono gli altri 10-15 paesi che vogliono avere un ruolo, è che questo condominio crolli, che questo condominio vada a catafascio. E l'Italia come si colloca in questo condominio? L'Italia è il vaso di coccio, è uno dei vasi di coccio di questo condominio. Perché l'Italia innanzitutto è in affanno economicamente. Lo vediamo ogni volta che succede qualcosa nel mondo, è il nostro spread che sale, non quello di altri paesi. Ci può piacere lo spread, a me non piace particolarmente, a voi forse non piacerà particolarmente, ma c'è, è quello con cui ci misurano, è quello che poi noi paghiamo con le nostre tasse per pagare il debito. E l'Italia ha debito, tanto debito, ha poca crescita, ha il problema delle banche. Questa poca crescita si traduce in un lento scivolare nel nostro peso nel mondo. Noi fra 10 anni... Tra 8 anni peseremo il 2% del PIL del mondo. E il 2% ci ricorda un altro paese che in Europa pesa il 2%, che è la Grecia. E sappiamo quanto peso in Europa ha un paese che ha il 2% per fare una politica libera. L'abbiamo visto, ahimè. Noi siamo già oggi fuori dal G7, perché noi siamo l'ottava economia del mondo in questo momento. Fra 5 anni noi saremo totalmente fuori, perché saremo l'11ª economia del mondo. E qual è l'altro rischio che fa dell'Italia un vaso di coccio? Che questa cacofonia che ho raccontato mette particolarmente in crisi noi, potenza intermedia, perché noi abbiamo costruito la nostra politica estera non sempre di successo, non sempre particolarmente brillante, non necessariamente marcata, ma l'abbiamo sempre costruita con 3 pilastri. E i 3 pilastri erano la fede europea, la fiducia negli Stati Uniti e nell'andare a ruota degli Stati Uniti, ma tenendo anche un occhio alla Russia, e infine l'ONU. L'ONU inteso come la cornice di democrazia del mondo, eccetera. E noi ci troviamo deboli economicamente e con una barchetta che si muove in questo mare agitato. E cosa può fare l'Italia? Io non voglio dare consigli, sarei presuntuoso. Voglio riportare un consiglio che mi dava mia nonna in bergamasco, non ve lo dico in bergamasco perché lo pronuncio male e molti non capireste. Mia nonna quando ero bambino diceva, ragazzino, bambino, se fuori c'è confusione, non uscire da solo. Ecco, fuori c'è confusione, c'è molta confusione e probabilmente ce ne sarà ancora di più nei prossimi giorni. Vedremo questa vicenda, questo passo impulsivo di Trump in Siria, dove ci porterà, perché se è un passo solo di un colpo per dare un segnale, vabbè, forse i russi capiscono, può non creare conseguenze, ma come può Trump, dopo aver detto che va a colpire Assad per i 20 bambini delle bombe chimiche, non preoccuparsi nei prossimi mesi delle altre centinaia di bambini che continueranno a morire per le altre bombe? Non può preoccuparsi, non è responsabile degli migliaia di bambini già morti nei 400.000 morti siriani, ma come potrà, dopo che ha detto che va per quei bambini, non preoccuparsi di altri bambini? Quindi potrebbe essere tentato di fare una roba più sistematica e questo aprirebbe scenari non rincuoranti. Ma torniamo all'Italia, se può andare da sola. Fuori c'è caos, fuori c'è confusione e per i motivi che ho detto ce ne sarà ancora di più. L'Italia da sola rischia di avere dei problemi, forse pensare in questo momento all'opportunità di non rimanere
in una NATO che va riformata e che va tolta da questa visione antirussa che negli ultimi 15 anni ha creato più pasticcetro, ma che è un sistema in cui noi possiamo avere sicurezza senza dover pagare 50-60 miliardi all'anno. La sola Germania, se dovesse pagare ciò, non per uscire dalla NATO e farsi la sicurezza da sola, ma ciò che dovrebbe pagare nella NATO, dovrebbe mettere quest'anno 40 miliardi in più per rispondere all'invito di Trump di pagare tutti quanto è dovuto, e noi 20 miliardi. Anche l'Europa, stiamo attenti, questa Europa a me non piace, questa Europa che sulle migrazioni ha prodotto parole al vento, pasticci, e sull'austerità ha fatto un Vangelo e non ha trovato soluzioni ai problemi veri della gente. A chi può piacere? A nessuno può piacere, ma siamo sicuri che senza Europa saremmo meglio e meglio attrezzati per navigare in un mare minaccioso? Io qui mi fermo e ringrazio per avermi invitato. Grazie, Magri.